Pioggia di emendamenti in arrivo domani in Consiglio regionale all'Aquila, bersaglio di una compattissima opposizione di centrosinistra, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Abruzzo Insieme e Azione, l'assestamento di bilancio che contiene la possibilità per l'ente di chiedere un mutuo, si ipotizza una cinquantina di milioni di euro, per realizzare il progetto voluto dalla maggioranza di centrodestra, ovvero costruire la nuova sede unica della regione nell'area di risulta a Pescara. Un progetto complesso che, oltre agli spazi regionali, prevede un parco urbano e un silos da oltre 2.300 posti auto. Passaggio fondamentale sarà la Commissione Bilancio, che precederà il Consiglio e che dovrà licenziare la proposta di legge da presentare in Assise, dove, come detto, si scatenerà la battaglia. Erika Alessandrini, del Movimento 5 Stelle. Su questo chiederemo numeri perché non si sa di quanto si sta parlando, cioè si continuano a fare carte, a muovere amministrativamente le carte, ma non si sa di quanti soldi stiamo parlando, quindi di quanti milioni di euro Regione Abruzzo dovrebbe indebitarsi per il futuro. Una critica dunque che riguarda la scarsa conoscenza del progetto e delle cifre e non la necessità di unificare sedi troppo sparpagliate, disorganizzate ed antieconomiche. Quindi va costruita sicuramente una sede nuova per la Regione Abruzzo, ma certamente l'area migliore non è quella dell'area di risulta. Lo abbiamo detto quando eravamo in comune a Pescara, quando ero in comune a Pescara come consigliera comunale, continuo a ribadirlo adesso dalla Regione, perché non è quello il luogo in cui portare degli uffici, non è quello il luogo che dovrebbe essere utilizzato da Regione Abruzzo per una nuova sede. Ci sono altre opportunità, le abbiamo elencate più spesso. Quindi c'è non soltanto l'area della City che può essere riconsiderata, riqualificata, rimessa in atto, ma ci sono anche altre aree all'interno del comune di Pescara, in periferia e non solo, che potrebbero essere utilizzate a questo scopo. Infine, la realizzazione dei palazzi della Regione a Pescara non sarà l'unica battaglia che porteranno avanti le opposizioni. Ancora Alessandrini. Si continuano a finanziare senza alcuna motivazione contingente, quindi di urgenza o di necessità, associazioni, piccoli enti oppure singole necessità di singoli comuni che hanno semplicemente la fortuna di essere vicini ad alcuni consiglieri di maggioranza. È un atteggiamento politico non più accettabile, c'è bisogno di fare in modo che ci siano bandi pubblici che garantiscano a tutti le stesse opportunità di finanziamento, quindi agli enti, alle associazioni e ai comuni. E noi ci occuperemo proprio attraverso i nostri emendamenti. Daremo battaglia per ottenere una garanzia di equità rispetto a tutte le realtà abruzzesi.